tutela, 50 per 70 ci vogliono 65 euro. Lavoro più che altro complesso, al di là del fatto di quello che è il titolo Clerk of Tales, che praticamente già dà un'idea di dove è ambientato questo servizio fotografico, è praticamente uno studio, è un esperimento di una mostra in 3V, non 3D ma 3V, perché si riferisce al fatto che è proiettato con tre video diversi, contemporanei e sincronizzati secondo una certa logica. Lo show, diciamo, si compone praticamente di un viaggio nella Cracovia. Comincia con una Cracovia turistica, quindi ciò che salta agli occhi del viaggiatore, quindi i colori, la gente, da qui tales, storie, quindi storie di tutti i giorni, storie di strade. Comincia con il racconto comincia con i colori, colori che tra l'altro già sono parzialmente sbiaditi, perché è una tonalità, un tipo di tonalità che io uso nei miei lavori, che mi è cara appunto per questo tipo di messaggi che trasmette. Comincio quindi con la Cracovia turistica, poi praticamente i colori cominciano a sbiadire. In un primo momento percorriamo la zona del mercato, dell'antico mercato di Cracovia, quindi con la gente che la popola, i negozi e i mimi di strada. Poi i colori cominciano a sbiadire verso il quartiere ebraico, il Kazimierz, dove praticamente tra l'altro furono girate alcune scene di Schindler's List. Dopo di questo ci spostiamo verso gli antichi cimiteri ebraici e poi passiamo alla famosa fabbrica di Oskar Schindler, per poi arrivare a un'ultima parte che è praticamente ripresa con un bianco e nero drammatico e lavorato in un determinato modo per esaltarne le sfumature, che è ripreso nei campi di concentramento di Auschwitz prima e Birkenau dopo. Credevo che negli anni di 80